tutti gli anni in aprile avveniva l'insediamento dei nuovi assunti nei vari quadri della megaditta. Erano il frutto di una spietata selezione a base di raccomandazioni, minacce, ricatti ed eliminazione fisica di potenziali concorrenti. Venivano accolti, iniziati e aizzati dal direttore naturale, gran mascalzon, loop man, pezzo di merda, dottor Barambani. Ricordate, figlioli, di essere sempre disonesti, di essere sleali con i colleghi. Non praticate amicizie disinteressate, ma usate il ricatto, il leccaculismo, e praticate spesso la delazione. Solo così potrete assurgere ai più alti livelli aziendali. Se non seguirete queste regole auree, ecco quale sarà il vostro destino. Fantocci! Il pensionato Fantozzi veniva precettato dalla megaditta solo per queste saltuarie dimostrazioni. Da quanti anni è alle nostre dipendenze? Da sempre. Sono un impiegato congenito. Come ha cominciato? Come Zerbino. Con la scritta Salve tatuata nella schiena. Ha mai fatto qualcosa per meritare di meglio? No. Per esempio, si è mai prostituito per fare carriera? No. Neanche un ricatto? Una spiata? Uno straccio di lettera anonima? No, mi scusi, sa, ma una volta ne ho scritto una anch'io. E che cosa ho ottenuto? E sono quasi stato crocefisso in sala mensa. Perché? Perché per errore l'ho firmata. Quindi, alle corte, cos'è lei, Fantocci? Lo dica a questi ragazzi. Lo dico, ma no, cosa dico? Lei è una me... È una medusa, no? Lei è una mer... Meringa. Non mi faccia arrabbiare, dichiara il suo stato. Lei è una mer... Lei è una mer... Una merdaccia! Pina. Ugo, ma che fai? Sono una merdaccia, sono. Tira la catena. Ma un'occasione di riscossa gli venne proprio dalla persona da cui meno si aspettava qualsiasi tipo di soddisfazione.
la nipotina Uca, che ogni venerdì andava a prendere la scuola di danza per portarla a casa, lasciando così liberi la figlia Mariangela e il genero Bongo. Lei è nonno? Qual è la sua? La mia è quella lì col fiocco bianco. Che dice? Quella è mia nipote. Ah, è la sua. Sa perché? Perché così col tutù si assomigliano tutte. Beh, tutte. E guardi per Rospo. Quella per la... Oh no! No! Oh no! Uno sgorbio. Ciao. Allora è questa la sua nipotina? No. L'ha chiamata nonno? No, ha detto no, no. Ah, no? No, non è. No, non è la mia bambina. Sì, vabbè, ma è una giornata molto, molto fredda, freddissima. Allora... Ah, vedi quella? Ma... Senti, Agosa! Chi ti ha detto di... Hai visto cos'è come... Andiamoci, vieni. Senta, dica, dove va? Dica. Aiuto! Aiuto! Dove stai? Chi? A bambina, a ballerina, qua cosa? Mia nipote, la bambina, Ughina, è dovuta... Che? Sua bambina, bellissima! Ma sì, è gagliarda! Dai il volantino, lunedì vi ecco qua a cosa Cinecittà. Ma sì, Uga è una bella bambina, ma da qui a fare l'attrice. Da sentire, Pina, io non ci pensavo lontanamente. Che cos'è? Minestrone freddo di riso, Uga. Sì, di riso, ieri. Yeah. Non ci pensavo lontanamente, sono arrivati due esperti che mi hanno detto. Primo, che la bambina è bellissima. Secondo, che è gagliarda. Cosa hanno detto? Sono bellissima e gagliarda. Oh, non sarà come Shirley Temple, là, Riccioli d'Oro, però è un tipo. E poi ti ricordi quello che faceva la televisione Arnold, quel nero, quello lì? Dicevano, è un nano, mi ricordo, dicevano, è un nano! E poi è diventato un demo internazionale, è diventato. Ugo, ma quello è un mostro. Vabbè, ma nostra nipote non è un... No. E anche per la scuola sarà un problema. Ha già ripetuto due volte la primina. E poi nell'ambiente del cinema c'è pericolo che la bimba si monti la testa. Pina. Io è una vita che mi vorrei montare la testa. Ne sono diviso. Una merda. E poi voglio che la bambina abbia tutto quello che non ho mai potuto avere io, chiaro? Che cos'è che non hai avuto, Ugo? E cioè tutto! Cioè niente. Io non ho mai avuto niente dalla vita. Invece se la cosa andasse in porto, potrei, che so, diventare il suo procuratore, il suo agente. Cambiare completamente vita, maneggiare soldi, macchine di lusso, le attrici. Comunque la bambina non è mia, né tua. Adesso sai che faccio? Telefono a tua madre. E sarei d'accordo? La cosa è fatta. Ma certo che sono contenta. Ho sempre sognato anch'io di fare l'attrice. Come? Senta un attimo, per favore. No, non sento bene perché c'è un vetro che fa un po' di rumore. Sì, aspetta! Ah! Adesso ti lascio. Stiamo andando a cena al Baobab. Come sta Ughina? Ciao, va. Fantozzi partì in quarta, obiettivo provino. E voilà, modello saracinesca. E voilà. Ma
Come sta, nonno? Scusi, ma non si rende conto che in questo modo non si vede il volto della mia piccina? Meglio. Come me? Ma che dice? Senta, mi scusi, io sono un pochettino preoccupato. Ha capito? Perché sì. È molto importante. Non sia preoccupato. No, ma per me è molto importante. Cioè, questa foto qui cambia la mia vita da così a così, ha capito? Certo, è come certo. Uscire fuori da, certo, da un tunnel. Certo. Me la fa bene, eh? Adesso la fa, no? Scusi un momento, che cos'è questa cosa qui? È una Polaroid per fare la prova. Fa una prova? Sì. Ferma. Ferma. Sorridi. Oh. Ma che è successo? Ha fatto proprio... Non lo so. Ma ha fatto... Come se avesse sputato. Cioè quasi avesse voluto dare un giudizio sulla piccina. Bambine tutte in fila da stavante, genitori buoni lì, Su, smette, dai, su. Prego, si accomodi, dottore, venga. Questa no, questa no, questa no, questa no, questa no, questa no, questa no. Eccola, è lei! Via, via, l'altra bambina, via, su, smette, smette. Vieni, vieni con noi. Dai, su, dai, su, vieni con noi, però investite e leggi il corriere. Sarei voi genitori qua, la cosa lì? Aiuto! Sono io! Ehi, aspettate! Sono il nonno io! Scusate, sono il nonno! Sono il nonno! Sono io, sono il nonno! Sono il nonno! Sono il nonno della piccina! Questo è il contratto standard. Guarda, questo. Firma lei, va a minorare, va a minore. Con la bambina? Certo, sono il suo manager. Scusi un attimo, eccomi qua, se vogliono approfittare magari di fare... Ma che sta a fare? C'è i fotografi. Ma dai, firma. No, guardi, mi dispiace, io al buio non firmo proprio un bel niente, Andiamo più là che c'è più luce. Accendete! Signora, che fa? Che tocca là? Fuori, fuori! Ma anche bestie. Come nonno della primatrice, cioè prima dei titoli, lei può dare... Vabbè, allora, sai quei riquadri con le stelline? Ecco, ci mette il nonno dell'attrice e il ragioniero Ugo Fantozzi. Ecco questo. E va bene, signor Fantozzi. Visto che con sua nipote risparmiamo sul trucco, non c'è bisogno manco della controfigura per le scene pericolose. Come pericolose? Ma perché può essere pericoloso questo che fa? Ma perché li volete pure indietro? Ma ne ha perde. Però dalle stelline ragioniere Ugo Fantozzi. Ugo, stanno incominciando, vieni. Bibi, inizia, andiamo. Scusi, andiamo. Come si intitola questa pellicola? Il pianeta delle scimmie 5, 1-1 prima. Il pianeta delle scimmie fa parte di una serie. Mamma, ho fame? Certo, amore mio. Ma Ugo, nostra nipote deve fare la parte di una scimmia. No, è la nostra scimmia. No, voglio dire, nostra... Ma quale scimmia? Ma quale scimmia? È figlia della scimmia. Sì. Il padre è un astronauta americano. Esatto. Quindi è un incrocio, un ibrido. Pianeta delle scimmie 5. E pronto da mangiare? No, non ancora. Vieni, gioca. Ho fame, mamma, Vieni, ma che fa? Mi entra in campo mentre giriamo. Ma come si permette? Le spiego, mia moglie ha avuto un attacco di razzismo. Aspetti, che adesso... Vina! Telefono io alla protezione animale. Un momento, adesso... Vina! È mai possibile, dico, una volta una, dico una sola, che ho la possibilità di diventare io qualcuno, tu mi tardi le armi, tardi. Sì, sulla pelle della bambina.
nonna piange? La nonna piange perché io non voglio che tu faccia più la parte. Ma non ero gagliarda? No, tu sei molto gagliarda, come dicevo quel signore. Anzi, per quella parte lì eri perfetta. Insomma, la faceva bene. La faceva. E poi ti dico una cosa. Io preferisco che tu resti una bambina normale. Dai la mano. Ma un'altra occasione di riscossa lo attendeva in agguato nella cassetta delle lettere. Ma questo è un processo contro la mafia, contro di chi era mafiosi, gente che è stata capace di uccidere i bambini, degli efferati delitti hanno fatto. Sì, ma guarda, Ugo, che può essere imprudente. Ti posso dire una cosa, Pina? È questa prudenza che frega questo paese, perché questo è un paese fatto di gente fondamentalmente onesta. Dai, ti do una mano. Dunque, scusi signora, sa mica dove sono i pelati? Chi è che ha visto dei pelati, per favore? Non volevo dire nome, cioè, nome, arrivederci. Ma è pericoloso, Ugo, si tratta di un processo di mafia. Sì, lo so che è pericoloso, ma posso dire una cosa, preferisco il pericolo a questo piattume dove non succede mai niente. Mi scusi, mi sa dire dov'è la sala dei giudici? Mortacci, Ugo. Come va? Vadi, mancava solo lei. Che c'è? Come si è conciato? Sì, è da giudice popolare. Abbigliamento di Fantozzi. Togone da magistrato ricavato dalla Pina da un vecchio abito vedovile della nonna. Parruccone bianco da giudice inglese fatto con lana da materasso. Bilancia, due piatti, presa in prestito dall'erboristeria all'angolo, mazzuolo batticarne. E va adesso con gli altri. Cos'è questo? Mi perdoni, come la devo mettere? A Miss Italia o a sindaco? Illustri colleghi, in nome dello Stato che siamo qui chiamati a rappresentare, oggi che la ragnatela mafiosa si fa più estesa, i suoi poteri sono sempre più forti, solo un impegno congiunto e solidale può riscattare la giustizia dalle sue sconfitte. Vi invito quindi ad un comune principio di severità e di rigore. Basta là? Siamo d'accordo, ne? Lei cosa fa? Entra o non entra? No, se...
sentare. Si accomodi. L'ho fatto due te. Dove mi sedi? Dove mi sedi? Questi sono i suoi colleghi. Ah. Dietro. Medici. Piacere. Piacere. Ma in nome della legge. E vi faccio presente che è mia ferma intenzione che la mafia qui trovi pane per i suoi denti. In aula! In aula. Diamo inizio al dibattimento. Fate entrare gli imputati. Cancelliere, legga i capi di imputazione. Compaiono davanti a questo tribunale Trinacria Vito detto Cannamozza, Trinacria Saro detto Carognone, Messina Alfio detto Stupraminchia, Messina Salvatore in arte ammazza mamma. Sono imputati di associazione a delinquere di stampo mafioso, violenza carnale, stragi, torture, ammazzamenti, cannibalismo e chi più ne ha, più ne metta. Senti, ha detto cannibalismo. Non si la senti morire, né? Ma chi li manda? Gradisca, onorevole giudice Fantozzo, il profumo di questi prodotti tipici della nostra bella Sicilia. Fermato un gruppo di amici. Ma cosa ridi, Pina? Ma questa è corruzione! Bella e buona anche! Questi hanno sbagliato indirizzo! Dammi una mano, Pina. Non hanno capito che il giudice Fantozzi non si compra neppure se li mandano a casa l'extra incartato, hai capito? Neppure l'extra incartato, neppure! Anche la pasta con l'aglio! Anche la pasta con l'aglio! Anche! Non l'hai mangiato! Ah, via! Via, Pina! Via! Che la fare con i soliti! Tutti i ferrotti! Ancora devo diventare! Sa che da oggi quelli cominciano a capire cosa vuol dire avere a che fare con un vero giudice popolare, eh? Vero, Pina? Faccio vedere io, sai, tutto, giù dalle scale. Io buttato anche la posta. Ah, grazie che mi hai preparato il bagno, Pina. Ha detto un colpo di spada! Coscienza Fantozzi. Chi è? C'è risulta che non gradì i nostri regali. Chi? Forse erano troppo meschini. Ma lei non mi conosce. Il giudice Fantozzi è sì popolare,
È onesto come un macigno, chiaro? A casa ci avrà un'offerta che non si può rifiutare. Chi non la può rifiutare? Chi non la può rifiutare? Pina! Lasciami i regali! Che sono? Ugo, ti piace? Non ti azzardare, neppure provarla poi! Non ti azzardare neppure! Ugo, ma devo... provarla! Allora! No! Oh, ecco fatto! Ora si imparano quei balordi! Ma Ugo, era della signora accanto, me l'aveva data per rifare il colletto! Vabbè, ma sarà sicuramente stata una di quelle pellicciacce ecologiche che non vanno. Gliela ripagheremo, gliela paghiamo. Era un giaguaro reale. Quanto? 20 milioni. 20 milioni? Qual è? Gliela pagherò a cambiare, gliela pago. Però mi rimane la soddisfazione di mostrare a quei mafiosi che a me non mi comprano mandandomi dei regali. Veramente, Ugo, qualche cosettina te l'hanno mandata? Un altro pesce spa. Vabbè, ma dico, uno solo. Appunto, è una piccola cosa. Sì. Almeno questo accetta. Ah. Altrimenti quelli si offendono. Chi si offende? Lo chiamano lo sgambo. Come lo chiama? Lo chiama? Lo sgambo. Oh. Però, diciamoci la verità, non credo che possano sospettare che io mi sia lasciato convincere da un misero... Canolo, sì. Ma no, Ugo, ma che dici? La metà? No, mangialo tu che ti tira su. Vai, lo mangio qua. Oh, no! Ah, eccolo qui, il regalo che non si può rifiutare, eh? Imbecilli. Io lo ammazzo. Lo ammazzo. Io lo ammazzo. Lo ammazzo. Lasciali stare! Dov'è? No! No! Ti faccio vedere io! Non è successo niente! Dai qualcosa per la pezza, dai! Un frantumatore, dai! C'è il mortaio! Dai il mortaio, dai! Mi scusi, ma quello gliel'hanno regalato i signori che venivano. Onorata società, stava passando dalla fase dei tentativi di corruzione a quella successiva. Sapendo che Fantozzi, quando morì il commissario Cattani, aveva portato il lutto al braccio per 4 mesi, gli misero nel letto il supremo avvertimento: un piovrone vivo. La Pina, ma che ti prende, dai, che vuoi? Pina, ma che non ti in testa? Sei umida. Pina, che sorpresa. Pina. Ma tu sei qui? Sì, Ugo,
sto di guardia. Ho paura che entri qualcuno. Ma allora... io con chi ho? No, aspetta. Dio mio. Mamma mia. Con chi è? Mi sta succedendo? Sto diventando maniaco sessuale ittico. No, lo devo tenere. Ittico. Sono ittico, però. Con me questo talento non è amputabile agli amputati. Non furono loro, minghia, né. Forse suicidio fu. Ma mi scusi, ma come succede? Hanno trovato con i genitali in bocca. Suicidio contorsionista morboso. Ma sentisco? Suicidio contorsionistico morboso. Io non ho paura per me. Perché? Ho paura delle vendette trasversali. Cioè quelle... Anche così. Se fanno del male a mia moglie, se violentano mia figlia. Ma allora queste non si limitano a vendere... Io ieri sera sono stata violentata. Come violentata? Certo, apposta ho accettato questo incarico. Oh. Che mi violentino pure una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte, sette volte, otto volte, nove volte, mi scusi, signora, ma non ha mai pensato di prendersi ogni tanto qualche piccola sosta? Mi spezzo, ma non mi piego. Anche lei ama molto le vendette... Vi presento i nostri nuovi colleghi. Integerrimi sono. Prendono il posto uno dello sventurato suicida, l'altro del dottor Cappadella, che inspiegabilmente si dimise perché saltò in aria con la macchina. Ma mi scusi, ma come inspiegabilmente? Sei... Inspiegabilmente. Oh. In aula! In aula! Io ti confesso che sono terrorizzato. Ho paura soprattutto delle vendette trasversali, capisci? Ho paura per Ughina. Avevo anche pensato di riprendere in casa, a casa tua, un gorilla, due gorilla. Poi c'è già di... No, voglio... Vabbè, a monte. Che vuole questo? Violentiamo il padre, che è meglio dalla figlia. Come? Il pace? Sì, hai ragione. Chi è il pace? Facciamo così, violentiamo. Facciamo così, violentiamolo. Venga. Mariangela tornò a casa illibata. La Fantozzi, per precauzione, si comprò una cintura di castità. Ottenne come scorta armata un anziano metronotte in bicicletta e si fece blindare la Bianchini. 6 tonnellate di sovraccarico. Purtroppo provò un ingorgo all'altezza delle famigerate catacombe di Cecilia Metello. E venne il giorno della sentenza. Beh, colpevole. Colpevole. Per mia, innocentissimo sono. Ma come? Ma se abbiamo anche la testimonianza di un pentito? Il pentito si pentirà, ribadisco. Innocenti. Anche per mia, innocentissimo sono. Immacolati come colombi sono. Ma quali colombi? Quest'hanno ammazzato! Eppure esso è d'accordo, vero? Certo, certo. Come volete voi, innocente. Ha sentito? 4-3. No, 4-4. Per me sono colpevoli. E che ora mi violentino pure. Fino alla fine dei miei giorni. Lei è il lago della bilancia.
Che c'è? Allora, colpevoli o innocenti? E chi? Dunque, loro, questi, ma sono innocenti. Anche? Innocenti. Ma, insomma, chi li ha ammazzati quei poveracci dentro al bar? Chi ha messo la bomba nella porta? È stato... Avanti, risponda, chi? Sono stato io, signor Presidente. Io, lo riconosco. Chiami lo stenografo, avanti. Confesso tutto. Confesso che c'è la bomba, ho sparato, ho fatto un massacro. Sono un uomo ignobile. Sono un uomo ubriaco, un poveretto. Dopo 6 mesi di reclusione, Fantozzi fu rimesso in libertà. Gli era stata riconosciuta la semi-infermità mentale. Ciao, Ugo. La Pina allora lo portò di filato dallo psicanalista della mutua. Aia! Scusi, dov'è il bagno? Non lo so, mi dispiace. Che hanno fatto qua, che congratulia? Domani mi tocca. Non devo andare? Che malattia, è molto pallidino, molto. Ciao, aspetta, ti chiede qua, mi scusi, dov'è il psichiatra? Grazie, Buongiorno, professore. Buongiorno. Ecco, sono qui. Dunque, vediamo un po'. Benissimo. Caro signor Fantozzi. Fantozzi. Come sta, Fantozzi? Fantozzi. Ho capito, Fantozzi. Si accomodi, prego. Dove? Sul lettino. Qui. Comodo. Comodo. Caro Capocci. Grazie, tutto andrà meglio adesso, sì. Bello, disteso. Ecco, sì, qui. Eccomi qua. Che c'è? Chi? Non mi guardi. Ma allora... Guarda. Si rilassa, sì, va bello rilassato. Coraggio. È rilassato? Benissimo, allora dicevamo, lei è il signor Bagherozzi, vero? Fantozzi. Benissimo, di anni? 52. 62, perfetto. Allora, adesso mi dica tutto quello che le viene in mente, in piena libertà, senza censure, faccia conto che io non ci sia, d'accordo? Dunque... Lei è praticamente solo. Sì, lei non c'è mai, c'è un continuo... Non si vede. Rilassato. Allora, Io, tutto quel che mi viene in mente. Tutto, la prima cosa, con altro. Allora, sono così riservati. Lo fece parlare per 3 interi taccuini. Fantozzi ci riversò dentro tutte le sue cose più intime e segrete, confidando nella famigerata riservatezza degli psicanalisti. Si può rialzare, so? Ma... Tutti... Senta... Allora, dopo tutto quello che ho confessato, si può concludere che io sono... Come? Non ho capito. Si può dire che io sono una mercancia. Che ha detto? Ha detto che è una merdaccia! Lei non deve dire mai più quella parola. Ma, mi scusi, ma non sono io, sono gli altri che mi hanno chiamato. Vabbè, ma lei non li ascolti. Sì, Vabbè, allora io accetto il suo consiglio e quando esco di qui li mando tutti a quel prete. No. Questa è l'ultima cosa che lei deve fare. Lei non deve cercare rivalse. Lei si deve accontentare di quello che ha. Di accettarsi per quello che è. Sì, ma mi scusi, ma in questo modo io non riuscirò mai a guarire dal mio complesso di inferiorità. Ma lei non ha nessun complesso di inferiorità. Davvero? Lei è inferiore. Bravo!
Fantozzi si guardò bene dal seguire i mortificanti consigli dello psicanalista. E se aveva sempre vissuto da coniglio, c'era certamente qualcuno che gli poteva insegnare a vivere da leone. Chi fottuto bastardo è? Senta, signor Hurrican, sono quel... c'è quel ragioniere, quello che deve prendere il diploma di esperimento. Adesso... Charlie! Chi è? Sì, ho già... Stai bene, of course, Certo. Metti a table. Era un terrificante residuato d'Italia 90. Rifiutato anche dalla madre patria, era rimasto in Italia, dove metteva a frutto il suo talento per tenere corsi di grinta e di violenza. Ecco, basta, finito tutto. Che schifo! Chi fa schifo? Tu fa schifo! E io? Sì, è giusto. Dove sfido fa schifo? Leva giacca di ragionieri! Scusa, aspetta. Take it all off! Everything! Via coletto bianco con culotta che impicca! Cosa? Everything! Aspetti! Ton nudo ancora più schifo! Sera! Che fa? Oh! Oia! Oi! Che dolore orrendo! Oia! Oi! Come on! Ok, finito il tatuaggio! Come on, move! Now let's see it! Ah, wonderful! Esperienza allucinante, terribile è stata. Ma che c'è scritto qua? Non si capisce niente! Certo, adesso io spiego, tu solo devi capire! Meno male. Right. Perché tu, tutte le mattine, quando guardi allo specchio, tu dici: io amo fantocci, io odio tutti gli altri, amo fantocci, sì. Ok? Ma mi scusi, sa, dottor Hurrican, ma un attacco di pignorelle, ma mio nome non è Fantocci, ma come lei ha inciso, ma è Fantozzi, con really? Z, capito? Fantozzi. Fantozzi? Sì, Fantozzi. Ok, just a minute. Scusi, quel che è giusto è giusto, non è perché... Che fa? Ok, ready? Che fa? Io cancello! No! Errore! Io mi amo Fantocci! Perché io mi chiamo Fantocci! No, basta! Fantocci! Scusi, mi scusi, sì. Signor Hurrican, sa mica dov'è una tazza, una toilette? C'era! Vabbè, ma perché devo fare... Insomma, sto esplodendo, c'è una pressione vescicale... Sta zitto! L'atmosfera come un cane. Scusi un attimo, Ehi! Ma dove è andato? Sono qua, sto leggendo, sto guardando in un cassetto alcune pratiche. Devo scrivere una lettera. Momento. Estraggo il moncherino. Si ricorda che ci avevo detto che ero già un po'... Zero adesso. Sono proprio una bambola totale. Come on. Adesso vediamo qui, ci sono dei miseri resti. Ok. Lesson number one. Non ho capito quello che ha detto. Tu adesso entra in negozio. Entro, e ruba stereo. Ruba uno stereo. Ruba. Bello, grande, portatile. Sì, ma... Il mio si è rotto. Ah, ma il suo si è rotto. E lei non ne può fare a meno, no? Vabbè, va. Tu paura? Sì, bevi una birra, che ti dà carica. Bevo una anch'io, ok? Bevo anche una birra. Che c'è adesso? Dottor Unico, ho inghiottito una spoletta. Mi farà bene per il colpo. Ah, come on, let's go. Come on, ma chi se ne frega? Con coraggio, adesso... entriamo io e lei e... No, tu va, io sta qui. Lei rimane qui? Vabbè, da solo devo andare. Allora vado. Scusi, mi posso fare il segno della croce? No. Ah, shit! Neppure il segno della croce. Vabbè. È che sono un po' imbranato. Sono un esordiente totale, dottor Hurrican. Totale. Ah.
Totale, totale! E Furtone sono tutti alibiti! Via! Avanti, guida! Via! Guarda che sono meno pratico, eh! Te lo dico io, ingegnere Uriga, io sono molto poco pratico da qui. Vai, avanti, metto in moto. Che fai? In moto, e adesso stiamo andando. Tu aspetta! Dove va? Venga qui, si fermi! Ha dimenticato la garanzia, lo scontrino fiscale e il resto. Le serve la fattura? Tu hai comprato! No, cioè, ma ha fatto uno sconto eccezionale. Tu hai comprato! Sì, signore, ci sono anche due pile in regalo. Sì, arrivederla e grazie. Due pile in regalo, quindi... Tu mangi a pile! Mangia! Mangio, perché non ho fame adesso. Ne vuole un... No! Mangio io, Bontà. Le lezioni di reati contro la proprietà, vandalismi e violenze presero un'intera settimana. Oggi tu spacca lampadario. Chi spacca lampadario? Tu spacca lampadario. Io? Ma non c'è motivo, scusa. Meglio. Ah, meglio, sì. Per un perfetto tiro con frombola. Perfetto tiro frombola. Prendi questo. No, tenga lei. No, prendi questo. Non sono capace. Tu impari, è facile. Sì, prendi questo. Prendo questo. Adesso caricare con biglia d'acciaio. Questo la mangio subito. No, metti qua. La metto qua. La palla enorme questa. Allora prendi fiato. Prendo fiato. Tira. Tiro. Tira. Tiro. Di più. Di più. Di più. Di più. Molla! Ah, shit! Tu fai schifo! Per l'esercitazione di violenza contro ignoti si era ispirato alla famosa scena di un film. Il treno di Fantozzi invece che in partenza era in arrivo. Si è fermato qui. Adesso riparte, no? Adesso fra quanto riparte? Ma che succede? Che fa? Aspetti un momento, qui ce n'è più. Un momento, poi spiego. Un momento, aiuto, Ciro Unica! Una serie di disguidi. Vieni, ti faccio degli spacchi di acido borico. No, non farmi niente. Che domani ho l'esame, devo studiare. Devo studiare. Devo mettermi subito a studiare. Dunque, niente. Sono fottuta, non ce la posso fare. Quello mi bacio, non lo guardi più. Ma in che cosa consiste questo esame, Ugo? Cosa consiste? Devo scimpare una vecchia. Vecchia quanto? Una vecchia, né? Una vecchia. Mi ci vedi tu a me mettermi lì e scimpare una vecchia? Sì, se la vecchia sono io. Mi trucco, cammino col bastone... Pina, ma davvero faresti tutto questo per me? Sì, se per te è importante, Ugo. È di vitale importanza. Allora non ti preoccupare, ti aiuto io. Presero accordi minuziosi sull'ora e sul luogo. Cosa? Gohan! Questa! Scippa questa! Scippa! Che aspetti? Gohan! Cioè, questa non è la pina, cioè non è la mia, voglio dire, quella non c'ha una lira, si vede, quindi io... Eccola! Eccola. All right then, go! Vado! Per diplomarsi a pieni voti, Fantozzi aveva fatto riempire la borsa della Pina di tutti i loro risparmi. Molla! E dai, per favore! Molla, Pina! Morirei, Fantozzi! Per un tragico scherzo del destino, Fantozzi aveva scippato il depravato Duca Conte Barambani, che si era travestito la vecchia per andare a insidiare gli allievi della scuola svizzera. Fu riesumato e condotto davanti al consiglio dei 10 assenti.
si alzi, Fantozzi. Non è quello il suo posto? No, ma mi scusi, ma lei non ce l'ha con me per quello che è successo? No, anzi, complimenti, Fantozzi. Siena lì. Lì? Lei ha dimostrato una grinta che non le sospettavamo. Consiglio, le chiede scusa per questo errore di valutazione. In tutti questi anni non abbiamo saputo valorizzarla, ma siamo ancora in tempo per rimediare. Le offriamo ufficialmente un posto di potere e di responsabilità, con illimitate possibilità di carriera. Per ora, dato che lei è entrato nel gota di noi privilegiati, le offro la tessera d'onore del Circolo del Polo. Il primo invito è per giovedì. Al Polo? Ho invitato al Polo. Fantozzi, purtroppo, aveva capito Circolo Polare Artico e si presentò su una slitta trainata da cani con provviste per 6 mesi e tenda rossa. Ah, anche il senso dell'umorismo. Chi? Lei! Perché? Mi scusi, lei mi ha detto Polo e io non sapevo se era Polo Nord o Polo Sud. Arriverà in alto, Fantozzi. Carriera di Fantozzi. Primo scatto. Direttore Lubman, figli di Put. Aveva diritto a segretaria in minigonna, cartella per la firma in pelle di vitello e macchina con autista a disposizione. Secondo scatto, direttor Dottinge Grand Ladre di Grand Croce, pezzo di merda. 2 segretarie in body, 4 telefoni cellulari, cartelle per la firma in pelle di cobra. E fastosa limousine con autista omosessuale. Terzo scatto di Fantozzi, Ram Farabut, ladro matricolato, Paracul, 4 segretarie in topless, cartelle per le firme in pelle umana di extracomunitario elicottero personale e 3 portaborse. Ottenne un cocchio a 2 pariglie bianche con lacché e il diritto al potere temporale, Fantozzi si trovò di fronte ad una nuova inquietante qualifica. Natural prestanom, om di pagli, gran test di cazzo. Scusi, ma che... Scusi, cosa ci fa lei alla mia scrivania, eh? Lei chi è? Come che sono? Sono Fantozzi. Ah, Fantozzi. No, Fantozzi. Bene, bene. Come bene? È sua questa firma? Sì, questa è mia. Venghi, venghi. Dove? Venghi. Ecco, questa? È mia, sì. Ah, quest'altra? Questa è mia, sì. Bene. E poi anche questa... E questa qui. Venghi, venghi. Questa? Questa è mia. Benissimo. Ecco qua, quest'altra? Mia, mia. Benissimo, quindi lei è responsabile di tutto? Qui ho firmato tutto io. Ah. Tutto, tutto, eh. Qui. Questa. Allora venghi con noi. Ma che c'è? Ma di che cosa
sono accusato. Bancarotta fraudolenta. Questa volta ottenne la totale infermità mentale, anche perché il collegio di difesa si avvalse di un appassionato memoriale fatto scrivere alla moglie Pina proprio allo scopo di influenzare la giuria, e che un abile editore aveva trasformato nel best seller della stagione letteraria, visto il generale interesse per l'argomento, specialmente del pubblico femminile. Sono del giornale Salotti Salotti, le posso fare un paio di domande? Sei qui, davanti al cancello della prigione. Signora, braccio fallito. Lo baci, lo baci. Questa parte, per favore. Su, su, faccia vedere il libro. Fallito, fallito, guardi qui. Ecco, dia il libro in mano anche a lui. Grazie. Faccia vedere il libro. Fermi, fermi, fermi. Perché sorride? Facci la faccia del fallito, no? Il titolo non l'ho scelto io, Ugo, l'ha deciso l'editore. Anche di quella mia scappatella con la piovra. Ma io non volevo ferire i tuoi sentimenti, Ugo. Sì, vabbè, tu non volevi ferire i miei sentimenti, ma a questo punto mi hai raccontato come un mostro, come un maniaco sessuale, come uno che va con le piovre, scusami. Ma era per dimostrare la tua ingenuità, il tuo candore. Sì, ma in questo modo tu non dimostri la mia ingenuità, dimostri soltanto la tua indifferenza. Qui in tutto questo episodio a te, di me, non te ne frega niente, hai capito? È questo che mi fa un po'. Non sei assolutamente gelosa, tu. Di una piovra, francamente, no. Ma con chi cavolo dovevo andare? Scusami, per farti ingelosire. Con un cavallo da tiro ungherese, eh? Quello, un cavallo da tiro, magari, poteva un pochettino, eh? Adesso dormi. Spegni la luce e calmati. No, io non dormo. Dormi tu, dormi. Io non ce la faccio a dormire. Dai, dormi. Adesso mi guardano tutti, come quello della piovra. Come vivere con un fallito ed essere felice. Che bel titolo, signora, complimenti. Fantastico. Grazie. Sia sincera, suo marito come l'ha presa? Bene, dottore. Molto bene. Ah, sì? Felice. Mio marito avrà tutti i difetti di questo mondo, ma è un uomo di grande spirito. Ma se è così spiritoso, perché non è venuto? Perché? Ho invitato anche lui. Ma perché lui... Eh? È schivo, sì. Lui non è sa uno stronzo, parlare dai, dillo. In pubblico, è un uomo molto modesto. Insomma, un uomo mediocre. Io questo non l'ho mai detto, dottore. Ma l'ha scritto. Signora, parliamoci chiaramente, diciamo le cose come stanno. Il suo successo, il successo di questo bel libro... Che è una merda, dai! ...è direttamente proporzionale ai fallimenti di suo marito? Esatto. Mi scusi, signora, ma nonostante quello che ha scritto, lei, sinceramente, da donna a donna, mi dica, è ancora innamorata di suo marito? Mm. Io, signora, lo stimo moltissimo. Signora, signora Fantozzi, non ha paura che questo successo, questo libro, possa avere dei contraccolpi negativi sul suo matrimonio? No, assolutamente, anzi. Sarà tutto più chiaro. Molto più e di chiaro. Conseguenza più facile. Sì, facilissimo! È mio dovere invitarvi ad un'ultima riflessione prima di un passo così grave. Sono 35 anni che siete sposati. 37, signor giudice. Anche troppi. Ma non c'è qualcosa che ancora vi lega? Attrazione fisica? Affetto? La vostra bella figlia, la nipotina, vi sembrano molto addolorate. Guardatele. Ripensaci, papà. Fallo per me, per noi. Nonnino. Lascia stare, tesoro. Per me. E anche lei, signor giudice. Ormai è deciso. Forse lui ha ragione, forse io non sono stata la compagna ideale per lui. Si vede che non l'ho aiutato, non l'ho spinto abbastanza. Mi ha impedito di vivere, signor giudice. Mi ha sempre tarpato le ali e poi ultimamente mi ha anche ricoperto di ridicolo. Forse lui ha diritto di rifarsi una nuova vita, signor giudice.
firmate qui. Posso ancora firmare Pina Fantozzi? Come primo passo sulla strada della nuova vita, Fantozzi non trovò di meglio che riesumare un antico sentimento, ormai sepolto. Chiese aiuto per questo un vecchio amico e collega, il nefasto organizzatore geometra Filino. È rientrato! Oh! Fantozzi, ma dov'è? Non facci il timido, su, vendi fuori! Oh! Fantozzi! Ma cosa fa laggiù, ragioniere? Ma come cosa fa? Ma lei mi ha dato una tamburata. Ma su, venghi su, venghi su! Senta, Fantozzi, piuttosto lei è convinto di quello che sta facendo. No, perché appena si è liberato di una donna si mette con un'altra, insomma. Ma scusi, ma non è un'altra? Come? È la signorina Silvani. Beh? Ma come, non ricorda? La medica Miss, quarto piano. Ah, Fantozzi, non dica sciocchezze. Li chiamo? Vabbè, li chiami. Venite! Oh! Fantozzi! Ma chi ci va a fare ogni volta laggiù? Non è che ci vado, è che lei mi ha dato un'altra... Ma cosa c'è là sotto? Ecco, stanno arrivando. Ben, ben. Ma da solo. Ah, che musica romantica. L'amorosa vecchia riderà. Ma come? Mi scusi, ma scusate un attimo. Che c'è? Ha detto, è la mia vecchia, la mia amorosa. Come? La signora è già un po' amata. Non le piace questa canzone? No, ma mi sembra un po' offensiva. Ne facciamo una più ottimista. Sì, sì. Va bene, ci Montale penso. Montare una canzone d'amore. D'amore. Scusi, Filippo. Fantozzi! Ma ecco, non solo le augura di morire, ma specifica anche il tipo di morte sotto il tram. Non le piace neppure questa? Ma mi sembra terribile. Va bene, ne abbiamo un'altra. Ecco la sirena, un'altra. Aveva un occhio di vetro. Ma vaffanculo. Ma ho sentito quello che ha detto. Cioè, mi ha fatto un invito molto, sì, molto esplicito. No. Vuole una cosa allegra? Sì, sì, una cosa proprio allegra. Proprio da ballare? Una... Da ballare? Sì, benissimo, sì, sì. Vuole una cosa da ballare? Balli, balli, su, avanti, balli, balli, balli! Olè! Ma come roba? Ma arriva, Filippo, venga qui, venga. Ma mi faccia star zitti, che quella si arrabbia. Fantozzino, è lei! Salvi! Ma io? E che io? Salvi! La signorina Silvani era da tempo preda alle tentazioni suicide. Dopo la decima ingiunzione di sfratto esecutivo forzoso, l'unica tragica alternativa al nodo scorsoio era il ricovero nel Pio Istituto Relitti Umani di Santa Moribonda. Vide in Fantozzi una insperata ancora di salvezza e decise di attaccarsi a lui con una cozza allo scoglio. Dov'è? Sono io, eh? Fantozzino, è lei! Sì, signorina, com'è bella! Grazie! Perché mi dice grazie? Della bella serenata! Ma davvero non mi prende per il... Non mi prende per i fondelli. Io? Ma al contrario, l'ho trovata molto curiosa, strana, particolare. Sai, io me ne intendo di queste cose. L'altra settimana me ne hanno fatta una smielata, spagnolesca, Duvalle. Tu? Come? Duvalle. Si accomoda, prego. No. Qua. Qui? Sì, qua. E bevi qualcosa? Ma... Mi dà del tu? Oh no, è congiuntivo. Signorina, lei non l'ha mai saputo, ma io... No, non l'ho mai dimenticato.
Ah no? Anzi, guarda l'uovo, io voglio dare una notizia che per me, forse, è solo per me, è di vitale importanza. Ah, sì? Per me, perlomeno, che ha cambiato completamente la mia vita. Io, da questo momento, sono un uomo completamente libero. È morto lo scorfano? Come? La dico, su muoio, lo scorfano è morta. Mia signora? No, è vivissima. Sono solo in procinto di divorziare. E sono qui per fare un sondaggio. Interessante. Cioè, insomma, signorina, lei è libera. Più libera di così? Beh, libera, 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 libera. Non è possibile. Una donna come me non è mai libera. Si sedia meno, credo. Che cosa? Il guinzaglio del mio cagnolino. È sempre la solita Filippina. Sempre. Perché non la manda via? Disordinata. Le dicevo, Fantozzi, che oltretutto ho un mezzo impegno. Solo mezzo? Sì, un gentiluomo che mi ha offerto, come dire, tutto, proprio tutto. A cominciare da una villa in campagna che è la Sette Meraviglie. Com'è fortunata lei. Perché noi dove andremo ad abitare, Fantozzi? Adesso io, proprio per un momento, per pochi, adesso si andrebbe tutti ad abitare dal geometra Ferini. Lo conosce, no? Quello simpatico, quello che... Che cosa? Ma allora perché viene a rompere i coglioni con ste serenate del merda? E io dovrei venire a vivere con te con quel mezzo ciecato dei Filini? Ma vada a fare in culo! Senta! Signorina, ce l'ho anch'io! Compro anch'io una villa in campagna. Come sempre, fu l'implacabile geometra Filini a prendere in pugno la situazione e a procurare a Fantozzi un colossale affare immobiliare. Ma dove sta sto luogo a meno? È questo. Questo? Perché che c'hai? Simpaticissimo, panoramicissimo. Non trovi, Fantozzi? Sì, ma abbastanza. E la villa caratteristica? Ah, siamo quasi arrivati. Vadi, Fantozzi, prendi per quella strada. Quella zona maledetta era l'unica che aveva resistito ad ogni tentativo di bonifica dei papi. E poi anche a quelli di Benito Mussolini. Ma che succede? Ho una vaghissima sensazione che stiamo... Ma che stiamo a fornare? Ma abbastanza. Non è niente. Ma non è niente? No, è un'impressione. Stia tranquilla, signorina. Ma come faccio a stare tranquilla? Stia calma che non succede... Niente. Aiuto! Venghino, venghino! Abbiamo guadagnato la riva. State solo attenti alle sanguisughe. Come le sanguisughe? Ci siamo. Questa è la vostra casa. Cosa? Ma è una chiesa. Sì, ma sconsacrata. Prima ci venivano in pellegrinaggio. Era dedicata a San Crisostomo del Pantano. L'hanno ristrutturata, ridipinta ed è diventata abitazione d'uso civile. Ed è qui che lei ha fatto l'affare. Sì, ma io vorrei ritirarmi dall'affare. Non può, Fantozzi. Ho già dato la caparra a nome suo. La guardi bene, indietreggi. La guardi. Guardi quanto è bella. La chiamerete il Pupettino. E... Fantozzi, ma che fa? Perché ho sentito uno scricchiolio, allora... Oh. Si muovi! Oh, avanti! Avanti. Ma apri sta porta, ciecato! Pardon. Uno, due, quattro! Uno, sei... Senta, Filini, senta, io non discuto la solidità dell'affare, ma se fosse possibile la caparra la perderei. Ma che perdi, oh? Io ho lasciato casa mia perché mi avevi detto che ci avevi una villa caratteristica. Mo, caratteristico no, ci la tenemo! No, non facci così. Le rimetto tutto a posto. Adesso so che faccio. Io la porto a casa sua. Ma non dove ci preoccupi. La porto via io. Dove vado?
Filini, non se la prenda, eh? La casa è bella, ma purtroppo se la signorina non piace, io la devo riportare. Ah, ma c'è la campanella graziosa! Ah, potremmo usarla al posto del solito banalissimo campanello elettrico. Sì, mi scusi, signorina, ma ha capito quindi che è stato riattato proprio... Certo, certo, il visitatore arriva, tira la corda e provi, fantozzi, provi. No, provi. Io? Sì, ma, no, tira ma la corda. No, abbiate visto. No, vai, io non sono un campanelliere. Non lo avanti, adesso ti... tiro la corda. Vede, non suona, E prova con domani. Allora, e tira. Tre. È per forza che non suonava, non c'era il battacchio. Sentirà che suono diverso col battacchio. Sono campanato. Bello forte. Filini, scusi, io... dov'è il posticino? Quale posticino? Io ho bisogno di un bisognino. Bisognino? Che bisognino? Do star cesso. Ah, eccolo lì. Nel campanile. Sì, non potevano farlo in chiesa, sarebbe stato poco rispettoso. Dunque, Fantozzi? Che carino! Stia attento a quel battaggio. Io gli ho detto... Stia in campana. Ah, dov'è? La signorina Silvani. È andata a fare un bisognino. Cioè? È andata in un posticino. Dove? Lì. Ah, un bisognino. Forza! Basta! Io mi sono rotta i coglioni! Me ne vado! Ma come proprio adesso che tutto è a posto? Ma che è a posto? Guarda! Il campanile, la campana non ci sono più, quindi è una vera villetta! Signorina! Che c'è? Scusi, visto che è cambiato l'assetto, cioè l'aspetto esteriore è un po' modificato, io non lo chiamerei più il conventino, ma in suo onore lo battezzerei Villa Silvani. Ha capito il gioco di parole? Silvani, Silvani. Il mio onore? Bene, signorina, è un segno del destino. Venghino, piccioncini. Signorina, ha capito chi sarebbero i piccioncini? Venghi, salvi. Prega. Salvi, signorina. Ecco qua, preghi. Ma Fantozzi non mi prende in braccio come una sposa? Sì, come la prendi, la prendi. Come non mi ricordo più. Ah, sì. Vai, mani, ma che chiasso? Ma che siete gocci? Che dici? Ma non è italiano, lei? Piano, Fantozzi. La nostra pace. Ma che? Fantozzi decise allora di cercarsi una nuova compagna, facendo ricorso alle più moderne tecnologie. Ecco, ho la lingua un po' felpata per l'emozione. In linea di massima, io ne vorrei una di modello un po' più recente di mia moglie, un po' di quelle, così, poi giovane, molto giovane. Scegliere la sua anima gemella ci penserà il cervellone, dopo che lei avrà risposto al questionario. Un quiz. Segno zodiacale. Topo. Cantante preferito. È una cantante, è Orietta Berti, e nella sua bellissima canzone Finché la barca va. Per fornire al cervellone gli impulsi necessari a una completa valutazione del soggetto, Fantozzi fu sottoposto a un terrificante questionario di 1800 domande. Si passò quindi al rilevamento dei dati somatico-biologici. Rileva 20. Ma qui non rileva. Come non rileva? Esaltiamo la zona. Esaltiamo. Che c'è? Esaltiamo ancora.
scusi, però, sinceramente, qualcosa si intravede, no? Eschi. Eschi. Lei si tenga in contatto. Appena avremo trovato l'altra metà della sua mela... Della mela? Sì, la sua donna ideale. Oh. Le forniremo tutti i dettagli dell'incontro. Per 15 giorni Fantozzi tartassò l'agenzia matrimoniale di telefonate. Finché finalmente, ecco la notizia, il cervellone aveva trovato la sua anima gemella. L'incontro era fissato al giardino degli aranci. Lo pseudonimo della signora, Timida Speranza, il suo Rambo 39. Segno di riconoscimento, un garofano rosso all'occhiello. Cervellone non aveva calcolato che lo stesso giorno, alla stessa ora, nello stesso luogo, era in programma il convegno nazionale delle donne socialiste. Stava già per rinunciare quando... Rambo 39. Sì. Ma sei tu. Ma tu sei Rambo 39. E tu sei Timida Speranza. Sì, Ugo, anch'io ho cercato di rifarmi una vita. Sai, Mariangela ha insistito tanto. Allora si può dire che, elettronicamente parlando, tu sei esattamente l'altra metà della mia mela. E tu della mia? Quanto ti hanno preso, Pina? 1.000.000. 1.000.000 anche a me. Una mela, 2.000.000. Ladri. Però, Ugo, se tu non ti fidi neanche del cervellone... E vuoi cercare qualcosa di meglio? Io mi tiro indietro. Ma Lavina, guarda, ma cosa dici? Il cervellone non può sbagliare. È che per me non c'è speranza. No, volevo dire che io non posso trovare di meglio. No. È che tu... Un momento, è che tu sei indubbiamente l'unica, la migliore per me. Sei proprio sicuro, Ugo? Tu eri sempre così infelice con me. Ma no, Pina, ero infelice con me. Ma se tu mi accetti, io mi accetto. Bene, allora andiamo a casa. Andiamo a casa. Senti, Pina, voglio chiederti un'ultima cosa. Ma allora si può dire che... Cioè, voglio dire, ma tu che cosa provi per me? Io, Ugo, ti stimo moltissimo. Ah, cioè, amare... Vabbè,